Pista bloccata, 23 giocatori con l'ingaggio del terzino destro belga Mats Lemmens, atteso a Palena tra lunedì e martedì, e col ritorno di Cangiano il Pescara non potrà effettuare operazioni di entrata fino a quando non si muoverà in uscita. Ad ogni partenza dovrà corrispondere un arrivo. Nel frattempo non è più scontata la cessione di Aristidi Colai, che in questi primi 10 giorni di ritiro sembra aver ben impressionato il neotecnico Silvio Baldini. Se così fosse, per il classe 99 la prossima potrebbe essere la stagione del rilancio. Restano invece sul mercato squizzato Tuniov, Piga, Merola, Vergani, Sasanelli e Plizzari, posto, come sapete, da tempo al Venezia, tuttora però concentrato sulla cessione del centrocampista americano Tesman. Sulla fascia sinistra, come vice Moruzzi, il DS Pasquale Foggia sta valutando lo svincolato Luca Barlocco, classe 95, 29 anni già compiuti, per Barlocco circa 250 presenze in Serie C con le maglie di Entella, Carrarese, Vicenza, Piacenza, Alessandria, Monopoli, Provercelli, Novara, Como e Monopoli per 6 mesi nell'ultima stagione. In B 3 presenze con la Provercelli e 22 nel Vicenza. Come sapete, annullata l'amichevole con l'Altamura, squadra neopromossa in Serie C, gara inizialmente in programma a Palena domani alle 18. Il prossimo test per i biancazzurri sarà a Lughetto di Febo di Silvi Marina, giovedì 1 agosto alle 17.30, dove affronteranno l'Angolana, team di eccellenza. Dopo l'esordio in Coppa Italia con il Pineto, in programma domenica 11 agosto l'Adriatico alle 21, il Pescara giocherà un'altra amichevole mercoledì 14 agosto. L'Aragona contro la Vastese.